A tutti ragazzi e ragazze, sono qua per fare un video per AMD69. In una sua live gli ho promesso che gli fornirò il CD32 che serve per fare i suoi test col joystick. Allora, per l'occasione lo stavo riprovando. Ecco, questa qui è la scheda. Ovviamente qua c'è la sua protezione e qui c'è anche il case. Ovviamente non, questa era una scheda mia disporta che avevo riparato, aveva un problema con l'uscita video composito che perdeva il sincronismo. Se andate a vedermi i video, avevo riparato sostituendo questi due condensatori. Tra l'altro avevo tenuto anche lo schema, sia dove era evidenziato i condensatori e anche lo pezzo di schema elettrico, ecco qua. Ma al di là di questo, io ne ho approfittato perché è un po' che non la provavo prima di spedirgliela, quando mi dirà che gli serve. Questa è la scheda CD32 e assieme, se lui vuole, gli spedirò, capito, MD, se vuoi, questo, come siamo d'accordo, ci siamo sentiti, il drive te lo presto volentieri se vuoi, perché altrimenti non hai modo di caricare, non avendo la parte del lettore CD, non hai modo di caricare i giochi per testare il tuo joystick. Ti presto questo Wall Street, questo drive che, ricordo, era uscito per un videocorso per gli spagnoli di inglese, e diciamo che non vanno proprio tutti i giochi, però la maggior parte sì, perché ha un po' di problemi di compatibilità, perché era stato fatto in realtà per salvare i livelli del videocorso, non per caricarci i giochi. Ok, come vedete funziona benissimo. Io, vedi, AMD, accendo, poi ti linko il video così te lo puoi guardare. Accendo il CD32 e parte, video perfetto, l'audio anche, a me il condensatore e tutto il resto sembrano a posto. Io non ho fatto il recap completo perché gli altri mi sembravano a posto, sinceramente. Ho cambiato solo i due, poi dopo vedrai te, solo i due dell'uscita composito. Come vedi, ho collegato qui quello lì in fondo, il joypad del CD32 e un mouse. Questo perché il mouse? Perché prima cosa andiamo a fare, giusto per vedere un po' le caratteristiche, già che ci siamo, del CD32, che caratteristiche aveva, visto che abbiamo il floppy. Scusate, volevo centrarvi un po' di più, ma vabbè. Ok, abbiamo caricato il nostro mitico Sysinfo, però io quasi volevo rialzare un po' il cavalletto di un pelo, di modo da fare un'inquadratura migliore. Va bene, da Sysinfo vediamo che praticamente è un 68IC020, ok? Aga Alice 2 Mega, e possiamo andare a fare il test di velocità, e così ci dà anche la velocità del processore. Ok, come vedete a fianco è apparsa la velocità 14.9 MHz, e estendiamo un po'. Sì, praticamente siamo un po' più veloci di un'Amiga 2000 e appena appena meno dell'Amiga 1200, perché adesso l'Amiga 1200, in questo caso forse nel test viene fatto con la Fast, non saprei, vabbè. Comunque, memory, praticamente ha solo i suoi 2 mega di chip. Va bene, questo è tanto per
vedere anche come si presenta a livello di macchina, che magari pochi l'ho fatto vedere. Andiamo a caricare a questo punto un gioco nuovo del 2022, cioè Green Beret, tanto per testarlo. Io ho già provato alcuni giochi, quelli che purtroppo non funzionano, l'ho scartato. Sono pochi, sono pochi in effetti, però. Ecco qua. Bottone 3, secondary weapon, ok, il verde. Quindi ad esempio questo gioco già usa tre tasti, Green Beret, perché è recente, per cui già AMD ti potrebbe servire per provare in effetti già tre tasti del joypad. Se lo scarichi tranquillamente, questo gioco di quest'anno, appunto, questa conversione. Io a Green Beret non sono stato mai bravo, comunque ci provo, adesso devo essere fortunato. Se ecco, là c'era un'arma da prendere, ma l'ho già ammazzato, quindi. Così vediamo se funziona. In realtà vedo che boh, non mi va. Magari hanno sbagliato. Adesso ho perso l'arma, vabbè. Oh, le mine. Va bene, va bene. Oh, ci giocherei un po' tu, AMD, così capisci come testare tutti i tasti. Andiamo a vedere. Velocemente. Altro gioco, così è tanto per fare un escurso, così vedi, ecco, come vedete io inserisco il dischetto. Allora ti dico già, AMD, che con quelli alta densità, se non gli tappi il buco si arrabbia, perché dentro questo drive, non so perché. Adesso vediamo. Dentro questo drive c'è dentro un drive da 1.44 per PC modificato, cioè montavano quelli lì sostanzialmente. E è un po' rognoso perché lui cerca di caricare da 1.4 che in realtà. Ok. Ecco, vedete. Ah sì. Come vedete, sta caricando dal floppy. Il mitico Tarkan 2, questo è il 2, sì. Non è proprio bello brillante come il floppy di Amiga, però è bello. Ecco, ad esempio Tarkan 2, già AMD, puoi usare il tasto blu, questo qua, per l'arma, la seconda arma, insomma.
Vabbè, io l'ho solo per niente bravo. E certo che per te sarebbe l'ideale poter avere dei giochi proprio del CD32, così provi proprio tutti i tasti. Comunque, già puoi. Allora, andiamo a vedere adesso. Ancora un paio di giochi. Ghost and Goblins non poteva mancare. So che a te AMD piace Battle Squadron, ma con questo drive carica poi si blocca, come dicevo. Però non lo so, perché io magari l'avevo copiato su un floppy di quelli neri, che non mi piacciono molto, quelli per PC. Magari col tuo va, provalo. A me caricava la prima schermata di presentazione, poi al secondo caricamento si bloccava con grafica un po' tutta sballata. Ghost and Goblin va. Anche Prehistoric, dopo proviamo a caricarlo, ma mi dava un problemino, eh. Anche qua sarebbe bello caricare il Ghost Goblin VHD Load, che usa il secondo tasto di Amiga per saltare. Magari tu riesci a farlo con qualche attrocchio mettendolo sul dischetto, lo so. Che se è difficile perché serve tutto l'ambiente VHD Load. Non credo che ci stia su un floppy. No, mi sa di no. Perché era un po' grossino già lui, eh. Va bene. Allora, il solito Ghost and Goblin. Se parlo poi. Figurati. Mi ammazza subito il diavolaccio. No, dicevo, adesso vi faccio vedere. Prehistoric. Adesso sto provando un po' i floppy che avevo in giro, che avevo in giro qua, un carrozzale a tirare giù quelli che ho nel contenitore, e quindi vediamo un po'. Allora, scusate, ma dopo Lux74 dice sempre che faccio i video con la lavatrice, ma purtroppo il tempo che ho a disposizione è tiranno. Il posto che ho a disposizione è poco, e quindi questo è quanto.
No, poi farò un altro video giù quando andremo a provare l'Amiga 2000 e il Commodore 128. Lo farò nel bunkerino, quindi saremo più tranquilli. Come vedete, parte, no? Preistoric. Vediamo, e poi magari adesso funziona. Carino anche questo come gioco. 1991. Una bella grafica. Vediamo, perché poi caricava il livello. Livello 1, quindi comunque i suoi caricamenti li fa. Ho provato anche Dread, lo carica, se volete vi faccio vedere, però ovviamente non avendo la tastiera, la possibilità, se mi servirebbe, tra l'altro MD, se ti serve la tastiera, sai che qua CD32, quel mini DIN non è standard PS2, serve un adattatore per le tastiere PS2. Lo vendono poco, un adattatorino, lo trovi su eBay. E quindi puoi usare anche la tastiera eventualmente, eh? Una tastiera PS2 PC. Allora adesso vi faccio vedere il personaggino. Si è già bloccato. Prima era andato anche più avanti. Appena provo a farlo muovere, boh, si blocca. Non so perché. Prima aveva fatto almeno qualche passo. Vabbè, non è un problema del floppy perché questo l'avevo già testato sull'Amiga 1200 e non faceva questo problema. Secondo me è una questione del drive oppure del CD32, ma non credo perché è come una 1200. Vabbè, niente, vi faccio vedere che carica anche Dread, però ovviamente non posso giocarci perché Dread, il demo ovviamente, quello che avevo scaricato un po' di tempo fa, non so se hanno aggiornato qualcosa, ma è uscito qualche altro aggiornamento, anche se dubito, non ne ho sentito più parlare. Sarebbe un peccato se non vanno avanti a svilupparlo, perché aveva fatto tanto scalpore. Come vedete lui carica molto bene, comunque, tutto sommato. Quindi non è stato. Ecco qua. Vedete? Perfetto, l'ha caricato, però ripeto, ovviamente non è fatto per giocare col joypad. Serve la tastiera per forza, neanche il mouse permette di muovere le selezioni. Quindi niente da fare. Era solo per farvi vedere che caricava anche questo demo di un nuovo gioco. Va bene, dai. Per il momento è tutto, io vi ringrazio. MD ti saluto, fammi sapere quando ti posso spedire il tutto insieme anche alla mia scheda da riparare del 1200, la mia scheda muletto. Ti spedisco questa scheda muletto del CD32 che rimarrà a te come d'accordo e se vuoi, appunto, ti presto il drive qui, tanto per il momento non me ne faccio niente, diciamo un cimelio che scusate, ho voluto avere che può essere utile come in questo caso. Va bene. Oh, mi raccomando, mettete al like, dai, se vi è piaciuto questo video e condividete con i vostri amici. Buona serata a tutti. Ciao MD, fammi sapere.